Un fiocco d'osso che torna a nuova vita. Siamo nei magazzini del cotone dove si sta lavorando per allestire quello che è un appuntamento molto particolare, molto importante e molto sentito, perché sono i pranzi di Natale di Sant'Egidio. Qua si aspettano circa 2.000 persone, oltre 1.500 ospiti, circa 300 persone che hanno lavorato all'allestimento e che con il loro volontariato permettono ogni volta che si compie questo miracolo. Un miracolo che nasce dalla nuova vita, ad esempio, di questi fiocchi che arrivano da dove? Dunque sì, questo Natale particolare, come tutti i nostri Natali, perché sono veramente il risultato di tanta solidarietà. E questi fiocchi appunto vengono da Costa Crociere, la quale ha dismesso appunto questi ornamenti sulle navi da crociera e ci ha donato questi quantitativi ingenti di decorazioni. Bisogna dire che comunque Costa Crociere, diciamo, a Natale ci ha aiutato in questo modo, non solo, anche dando dei permessi retribuiti ai suoi dipendenti per venire proprio a far volontariato presso di noi. Non solo Costa, sono tantissime le persone che hanno aiutato. Pensiamo solamente alle tante scuole, alle tante associazioni che hanno raccolto giochi, perché ci sono doni per tutti. Abbiamo già visto che ci sono gli allestimenti, il fiocchetto azzurro per i bambini, il fiocchetto rosa per le femminucce. Insomma, è stato anche un lavoro molto complesso, ma una delle cose belle è sapere che, ad esempio, da un quartiere come il quartiere sopra Voltri, il cosiddetto CEP, arriva una larga parte dei doni per famiglie che poi in alcuni casi parteciperanno anche a queste cene. Esattamente, anche loro stessi aiuteranno proprio per la preparazione di questo pranzo. È stata indubbiamente una cosa bellissima vedere come tantissime scuole, come diceva, hanno partecipato per comprare dei regali nuovi per dei bambini che in fondo solo a questo pranzo di Natale riceveranno il regalo di Natale. E nello stesso tempo abbiamo avuto la collaborazione di scout alpini che hanno fatto delle raccolte nei supermercati, hanno permesso per esempio di avere tutti i pandolci per questo grandissimo pranzo gratuitamente. Quindi diciamo la solidarietà e le persone che si sono adoperate per questo sono tantissime ed è bellissimo, diciamo, vedere come a Natale veramente il cuore di tanti si apre, si muove per chi diciamo, nella nostra città ha più difficoltà. Una solidarietà che travalica quelli che sono anche i confini linguistici, non solo, ad esempio una sua alunna cinese che ha fatto un lavoro enorme, ad esempio. Beh, questo è solo uno dei tanti racconti di questo Natale. Certo, esatto, per esempio lei avendo bisogno di tanti regali è andata proprio con valigio eccetera in questo grande magazzino a Milano per comprarci regali e poi dare anche diciamo, questi regali a un costo anche più basso. Ecco. E diciamo, è una cosa appunto molto, molto bella pensando anche che per esempio a Natale noi qui avremo degli ospiti molto particolari perché avremo praticamente un po' tutto il mondo. In particolare avremo moltissimi richiedenti asilo che provengono sia da struttura ma anche richiedenti asilo che appena arrivati e che oggi sono collocati alla foce anche diciamo, in situazione abbastanza precaria. E nello stesso tempo avremo anche tutti i nostri alunni della scuola d'italiano e le famiglie diciamo, dei bambini della scuola della pace del centro storico che sono in particolare bambini appunto, che provengono appunto da tutto il mondo.